depressione. E pare che la musica possa aiutare insieme alla luce del sole e alla natura. E allora ancora musica, e questa volta un suono di uno strumento che ci ricorda sicuramente momenti felici, la zampogna, per far tornare calma e serenità nelle persone. Poliferro, abbiamo Sergio, la moglie Pierina e la figlia Emanuela. Allora, Sergio, da boscaiolo a che cosa? Più o meno ho conservato una delle lo dica. Professioni. Ma avete portato il microfono, scusi Sergio, così la sentiamo meglio. Riesci a tenerlo assieme alla zampogna? Sì. Sì, avete portato la persona che manca, perché io parlo dialetto e voi traducete sì, in italiano. Tenteremo di tradurre. Lo capite il dialetto? Lo capiamo. Allora, lei come cura le persone? Allora io pratico con le mani, solo con le mani. Io pratico shiatsu e pranoterapia. Ecco, come ha scoperto questa sua facoltà? Lei ricordo, era boscaiolo, lo è ancora? Poco. Ecco, da boscaiolo a questa pratica. Ma io comunque da ragazzo avevo sempre delle sensazioni, facevo delle sperimentazioni, si vede che sono montanari, sugli animali. Sì, no. E poi cos'è successo? Poi quando ho sposato Piera, mia moglie, lei diceva appoggia le mani qua, non nel senso di trattamento. Sì, no, nel senso di sentire. Sua moglie aspettava un bimbo, aspettava Emanuela. Sì. Ecco, poi? Poi ho voluto così capire un po' il corpo umano e quindi mi sono iscritto, ho fatto tanti anni. Ecco, quali persone si rivolgono a lei, a Sergio? Tutte le categorie, dal contadino al prete, al medico, anche perché io poi so i miei limiti e quindi non prometto, non garantisco. Ma come fa a riconoscere di quale malattia soffre la persona? Ma per esempio affronta? Sul tema che state trattando, sulla depressione, a parte già con la stretta di mano, con la sudorazione dalla mano, con le vibrazioni, con tante cose. Io per esempio soffro di una depressione, come si dice, a momenti, vale a dire quando sto senza una lira automaticamente sono depresso. Sì, però è anche vero che sotto Natale usa la sua zampogna per dare serenità a lei e a tutte le persone. Certo, io credo che io non voglio entrare nei meriti dei medici, perché io non sono un medico. Comunque manca molto, molto calore umano su questo mondo, e allora penso che siamo tutti d'accordo. Sergio, grazie alla sua famiglia di essere stato con noi e di averci portato questa musica di serenità e di gioia.